È stata un'edizione da record per le borse di studio della banca di credito cooperativo della Versilia Lunigiana e Garfagnana. Venerdì pomeriggio al Luna Hotel di Lido di Camaiore, 180 delle 433 assegnate sono state consegnate agli studenti meritevoli delle scuole versiliesi. Numeri in crescita che si traducono in un impegno economico sempre maggiore. 130.000 euro che distribuiamo agli studenti meritevoli. Questo è un nostro appuntamento annuale, un appuntamento a cui teniamo, un appuntamento perché premia i giovani e i giovani sono il nostro futuro. Una cifra record perché erano rimasti esclusi, ma solo per piccolissimi punteggi, alcuni giovani, per cui in consiglio di amministrazione abbiamo deliberato di includerli tutti perché ci è sembrato giusto premiare il merito, premiare la costanza. La cerimonia in Versilia ha visto, come sempre, la consegna dei premi all'eccellenza, dei rosoni d'argento e dei nuovi premi Mister Arbitrium creati dall'artista Emanuele Giannelli. Molti premiati, fra cui in ambito sportivo il campione europeo indoor sui 60 metri, Samuele Ceccarelli, la vice campionessa italiana di scherma paraolimpica, Giada Tognocchi, e i campioni nazionali gruppo sbandieratori Palio De Micci Under 15, ma anche l'artista coreano Park Hyun-son e Paolo Brosio per la ONLUS Le Olimpiadi del Cuore. I veri protagonisti, tuttavia, sono stati loro gli studenti. È un premio che ci onora tanto, che premia l'impegno di 5 anni che sono stati veramente tosti. È difficile comunque mantenere dei risultati alti, perché la scuola mette molta ansia, anche il periodo, questa età comunque è difficile. Io ho preso il premio per la maturità, è bello ricevere un riconoscimento dopo tutto l'impegno che c'è stato. Cosa ci farai? Allora, li metterò da parte perché comunque fanno sempre comodo anche per il futuro.